Colleghiamoci. L'amore non corrisponde sempre amore. Ieri ti ho visto in quel programma che facevi tutta la persona di tua sorella, però, ma tanto non vedo nessuna parte. Però intanto lei in TV tu no. Puntata numero 1 della 147.000esima stagione. Il maresciallo Rocca, personaggio preso da un altro telefilm e per cui abbiamo passato numerosi guai legali, ma che poi abbiamo risolto grazie a degli amici slavi dotati di poca pazienza e tubi di piombo, continua le sue indagini sulle cose illegali. Come? Maresciallo, mi hanno appena comunicato che il commissario Bitonzi è appena stato arrestato dalla polizia. Mi ricordi chi è il commissario? Il commissario è una figura prevista da molti ordinamenti per designare ufficiali della polizia. Secondo Wikipedia è un grado intermedio assimilabile ad un ufficiale inferiore o superiore delle forze armate. Ah sì, ora ricordo. Commissario Bitonzi ha detto, E cosa avrebbe fatto quell'iracondo cocainomane con gravi problemi di personalità? Mi pareva una persona per bene. Le accuse dicono che le sue indagini abbiano preso una pessima piega. Stava indagando sulla musica italiana e sulla scomparsa della qualità di questa. Sì, il tutto era partito dalla denuncia in forma anonima di quel gruppo del settore. Ricordo ancora il testo. Chi fermerà la musica? Esatto, tutto è partito da lì. Erano i Pooh, il gruppo capitanato da Aldo Caligiuri. E alla fine si è scoperto chi ha fermato la musica? Purtroppo sì. Dopo numerose indagini si è scoperto chi poi ha effettivamente fermato la musica. Sono stati i loro figli. Deve essere stato un duro colpo per i Pooh sapere che i loro figli erano i responsabili. D'altronde si sa che sono figli di... Si fermi, è una battuta abbastanza vecchia. Ormai ha annoiato a morte. Ritorni piuttosto sul commissario Bitonzi. Che cosa gli è successo? Era su una falsa pista. È sempre il suo problema di cocaina. No, era su un'altra falsa pista. E che ha fatto? Ha sciato dove non si poteva? No, un'altra pista. Ora si aspettano che io dica qualcosa sulle piste automobilistiche o qualcosa del genere. Invece le chiederò se era su un'altra pista investigativa. No, era su una pista automobilistica sbagliata quando si è accorto di una cosa. Cosa? Che era sulla pista investigativa sbagliata. Ti spieghi meglio. Ha capito che per indagare su chi ha fermato la musica doveva andare altrove e che il problema non era dove si trovava lui. E su chi si stava concentrando? Aveva iniziato dal sud, dai cantanti neomelodici. Il primo era stato Gigi D'Alessio, rivelatosi poi innocente. Infine aveva provato con Albano. Albano? Ma chi è? Il famoso marito di Loredana Lecciso. Ah sì, ora ricordo. E che cosa ha detto Albano? Beh, diciamo che Albano ha subito un interrogatorio non proprio standard da parte di Bitonzi. E quest'ultimo è stato denunciato dal cantante. Oddio, ma questa cosa è abbastanza grave. Cosa avrà mai fatto Bitonzi per arrivare ad avere una denuncia e conseguente arresto? Maresciallo, credo che la risposta non le piacerà. Come l'avranno presa i Pooh dopo aver scoperto che chi fermerà la musica parlava proprio dei loro figli? Su che pista si trovava Bitonzi quando ha scoperto che la pista su cui stava non era la pista per capire se la pista che stava seguendo era la pista giusta? Ma soprattutto, che interrogatorio particolare avrà subito Albano dal commissario? Scopritelo nella prossima perversa puntata di Dissapori, intitolata... No. Il commissario Montalbano. No. Tu fai due conti rapidi, fai due conti di quanto ci costano al mese questi. Non è carino nei confronti dei colleghi. No, ma colleghi. Colleghi è una parola molto grossa, non si può usare questa parola. I colleghi sono quelli che ogni mattina si alzano e pensano al bene del programma. Cosa? Non bravo, proprio... Luca, bravo! Bravo! Stai zitto, tu figlio di puttana che non fai il cazzo! Scusate tutti un attimo, mi metti una base un attimo. Tipo caso. Luca Alba. Dica. Ma tu, tre giorni fa. Sì. Non sei arrivato con un braccio fasciato? Cazzo. Ma mi fa malissimo, No, perché adesso ti ho visto alzare il braccio, incazzato. No, è che ho la soglia del dolore molto alta. Perché mi pareva di aver colto che tu avessi chiesto l'invalidità. L'invalidità, sì. Perché avevi un braccio offeso. Aspetta, mi sto sudando, mi gira la testa. Stai malissimo? Oddio. Vuoi che chiamo un dottore? Marco, puoi mandare il best dalle tre in poi, che vado via io. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.